E ciao a tutti amici, sono sempre Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Frostpunk. Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati con di nuovo altri problemi. Tutti questi girano attorno al cibo e al carbone. Potete immaginare, sono forse solo le due risorse più importanti. Quello che sto facendo per poter arginare questa cosa è distruggere tutti i ritrovi dei cacciatori per mettere delle aviorimesse, che a parità di lavoratori producono oggettivamente di più. Tant'è che abbiamo preso una missione che è faccia a faccia con la fame. Un altro degli obiettivi che abbiamo è quello di, prima di tutto, vabbè, sfamare tutti e poi di dare abbastanza case per tutti. Adesso sto aspettando che smantellino e soprattutto di avere abbastanza materiali per costruire le aviorimesse. Spero, ovviamente. E dovremmo costruire anche una prigione poi. Non abbiamo abbastanza acciaio, questo mi dispiace. In funzione, la capacità di stoccaggio è minima. Quindi io direi che togliamo l'automato autonomo da qua e lo mettiamo qua. E qua invece ci diamo un'altra persona. Ok, persone senza tetto sono solo 7, quindi ancora un dormitorio teoricamente. Un altro furto, mandiamo di nuovo le guardie. Pugno di ferro, gente. 14 ore rimaste. 14 ore rimaste, non va bene. Non va decisamente bene. Spegniamo il radiatore qua. E speriamo, speriamo, speriamo. Le guardie hanno fallito, peccato. Ci serve un altro centro di raccolta, probabilmente? Possibile. I cittadini sono morti, perché? Ucciso mentre era di turno. Esiliatelo, va bene, perché ancora non abbiamo fatto la. Non abbiamo ancora la prigione. Primo decesso. Ma questa qua è la legge sui duelli. Allora, dobbiamo mettere la prigione poi. Che va anche ricercata ancora, quindi immaginate. E il problema è questo, che mi sto basando davvero tanto sulla speranza al momento. Ordine, prigione. Prigione, vai. Malcontento aumenterà, non mi interessa. 40-40, va bene. Voi dovete produrre, gente, dovete produrre perché mi serve quell'acciaio. La supplica di un bambino. Abbiamo ottenuto il congelato fino al midono. Deve essere rimasto lì per ore. Vuole che convochi una riunione d'emergenza. Dice che se lei accetta, sua madre si risveglia. No, mi dispiace. Povero ragazzo. Mannaggia. Allora, come immaginavo, con la legna siamo a cavallo. Quindi probabile che metteremo su una carbonaia. Una volta che appunto potremmo farlo. Perché per ora non abbiamo abbastanza acciaio. Quello che mi preoccupa ancora sono. Isolamento dei punti di raccolta. Bene. Un'altra cosa che mi preoccupa sono le aviorimesse. Perché abbiamo poco acciaio purtroppo. E per 3 giorni non possiamo utilizzare i turni prolungati. Abbiamo terminato acciaio, ahi sì. Case gelide, riscaldiamo qualche casa per i prossimi 2 giorni. No, perché l'ho preso? Non potevo farlo. Oh no, non potevamo farlo, mannaggia. No, non ce la facciamo in realtà. Perché non abbiamo abbastanza carbone. Purtroppo devo fare un'altra fonderia. E questo mi butta fuori strada e ho paura di fallire alcune cose anche. Ho paura che fallirò alcuni obiettivi, gente. Dobbiamo costruire la prigione. Molto velocemente anche. Non credo potremmo farlo. No, non ce la facciamo. Non ce la faremo, la prigione andrà giù. E il malcontento scenderà e forse falliremo la run. No, ok, abbiamo ancora un minimo. E la temperatura sta per scendere in maniera assurda. Troppo freddo. Troppo freddo. Meno 70. Oh boy. Abbiamo una cosa disponibile qua.
chiamo la pattuglia e me la gioco quando possibile. Allora, la prigione la dobbiamo mettere su. Però prima voglio mettere... voglio fare un'altra avio rimessa. Oh, ce l'abbiamo fatta! Li abbiamo saziati! Bene, quindi abbiamo più o meno risolto il cibo. Più o meno. Promessa mantenuta. Ok, va bene. Cane da guardia. Signor, un bambino si è presentato al posto di guardia e ha consegnato un cane di peluche alle guardie perché lo portino con loro quando pattugliano le strade di notte. Si direbbe che le persone gradiscano chi si prodiga per fare rispettare la legge e l'ordine all'interno della città. E no, questo non riusciremo a farlo, ve lo dico subito. Però la prigione la faremo. Anzi, guardate, la facciamo subito. Prossima cosa, un dormitorio. Il problema è che stanno congelandoli qua. E niente, non ha senso, sono molto lontani. Promessa infranta. 101 persone, no, i londinesi sono troppi. Isolamento per serre non mi interessa, andiamo con l'infermeria. Dai, la temperatura sta per salire. Cittadino morto, aia. Cittadino morto, ai ai ai. Il collegio, il radiatore è spento, perché? Dobbiamo accenderli dappertutto a sto punto. Non è che ci possiamo permetterli di tenere... non possiamo permetterci di tenerli spenti. Poi dobbiamo fare una carbonaia. Risorse. Carbonaia appena abbiamo l'acciaio. Appena abbiamo l'acciaio, assolutamente carbonaia. I londinesi continuano a guadagnare seguaci. E la prigione però è entrata in funzione. 50 persone in cura. Ci serve... a questo punto ci servirà la... com'è che si chiama? Prima di tutto la carbonaia, ma poi l'infermeria. Carbonaia. Mettiamo qua. Infermeria. Quanto mi costi? Un nucleo di vapore. Però... sono tentato di metterci anche... una caldaia. Una caldaia. Ci starebbe, effettivamente. Case ghiacciate. Non possiamo farlo. Cioè, ci posso provare, ma non ce la faremo. Posso fare gli aggiornamenti a tende. Allora, tutte le tende adesso diventeranno dormitori. Andiamo su ordine, cos'è che abbiamo disponibile? Centro di propaganda. Malcontento aumenterà o no? Persuasione guatta. Malcontento aumenterà, non me lo posso permettere. Andiamo sul centro di propaganda. Allora, serve tanto acciaio. Acciaio che non abbiamo al momento. Termostato della carbonaia. Sì, ce lo facciamo. Perché aumenterà l'efficienza appunto della carbonaia. Questa infermeria non ha abbastanza persone. E di nuovo, siamo come prima. Senza persone disponibili. E... Accampamento medico. Buona fortuna a noi. Non abbiamo persone. Sto togliendo i posti di guardia, ma non mi piace come cosa, ovviamente. Carbonaia, quanto produce? 21 carbone da 7 legna. E stiamo finendo il carbone. Mannaggia. Togliamo qua e andiamo... dov'è che andiamo? Qua nel centro di raccolta. Come siamo adesso? Non ci siamo ancora. Niente, stiamo per finire il carbone. E la temperatura sta pure per scendere. Come facciamo? Il malcontento sta aumentando in maniera spropositata. Però, oddio, i malati... i malati sono migliorati, devo dire. Molto velocemente. Un cittadino si è ammalato gravemente, però. Va bene, abbiamo sbloccato il termostato. Ok. La situazione è pessima un po' dappertutto.
Cos'è che posso fare per le ricerche? Deposito dell'avamposto? No. Fabbrica? Fabbrica, subito. Non abbiamo nuclei di vapore, però. Problema, eh. Problemone, proprio. Abbiamo delle leggi disponibili. Ok, ho più o meno risolto i problemi, però non so, sinceramente. Motivatore. Dovrei costruire 3 motivatori. Yeah, whatever. Lo faccio, assolutamente. Uno. Due. Tre. Questo è un centro di propaganda con nessuno dentro. Benissimo. Via, buttiamoci dentro. No, non posso nemmeno. 2 lavoratori disponibili. Ci vanno gli specialisti, pure. Da qua. Peccato che scenderà però la... Wow, è aumentata di molto la speranza. L'infermeria scenderà di efficienza, purtroppo. Wait a second. Però richiede il nucleo di vapore. Noi il nucleo di vapore non ce l'abbiamo. Ok, quindi siamo arrivati al fascismo. Siamo arrivati al fascismo. Questo simbolo infonde orgoglio nei nostri cuori. Glorioso possa la bandiera sventolare. Sì, sventolare. Ah. Ok, I guess. Va bene. I malati aumentano, però. Motivatori costruiti. La speranza aumenta. Ok. Il problema sono ancora i londinesi. La gente ritrova la speranza. I londinesi hanno per la prima volta fallito nel convincere qualcuno ad abbandonare la città e scappare a Londra. La gente si sta riprendendo dallo shock dopo aver saputo di Winterholm e ha iniziato a guardare al futuro con speranza. Aia. Noi famo qua così. Una caldaia qua ci sta. E anche velocemente. I londinesi se ne vanno. Oh. Possiamo provarci. Le cose dette... Oh, mannaggia, non... Va bene. I londinesi se ne vanno. Signore, è arrivato il momento. I londinesi si sono riuniti attorno al generatore per l'ultima volta. Lasceranno la città. È la nostra ultima chance per fermare prima che compiano un suicidio di massa. Le cose dette, le cose fatte non contano. Rimangono parte della nostra gente. Anche se loro non sono dello stesso parere. La speranza è troppo bassa? Non possiamo lasciarli andare? Dobbiamo ordinare alle guardie di fermarli. Li abbiamo obbligati a rimanere. Ha ordinato alle guardie di fermare i londinesi ad ogni costo, nonostante i desideri espressi. Come animali in trappola hanno lottato con le unghie e con i denti per avere il diritto di decidere il proprio destino, ma senza successo. Il costo della vittoria è stato molto caro, alcuni londinesi sono stati pestati selvaggiamente, altri hanno perso la vita. Ciò che conta è che sono rimasti, sono dei nostri, nuovo tutti quanti. Andava fatto. 42 feriti, 13 morti. Aia. E abbiamo tanti malati gravi. La fabbrica, abbiamo una fabbrica, finalmente, finalmente, però non abbiamo il nucleo di vapore. A noi serve il nucleo di vapore, gente, perché? Per quale motivo? Perché dobbiamo fare la fabbrica? Con la fabbrica abbiamo le protesi, 30 mutilati in più, sono tantissimi. Ci starebbe. Esploratemi la stazione meteorologica. Stazione meteorologica, previsione lugubre. Abbiamo trovato le note di alcuni scienziati i cui prevedevano che il grande freddo peggiorerà ulteriormente. Inoltre, a destare ancora più preoccupazione è il fatto che le osservazioni si sono interrotte improvvisamente un mese fa. Non ci sono nemmeno lattine di carne in scatola né briciole di pane rimaste nella dispensa. Chiaro che hanno levato le tende. È possibile vedere la città di Winterholm dal tetto della stazione meteorologica. Vediamo le risorse. 15 persone affamate. Ma ci abbiamo il cibo, piantatela. L'efficienza è bassa. Ok, ora è di nuovo alta. Oh, mannaggia. Riscaldiamo qualche casa, I guess. Deposito dell'avamposto. Questo lo faremo. Prima o poi. Aiuto. Segheria a vapore. Fonderia a vapore. Sì, mi manca la legna. Devo fermare la carbonaia.
Anche perché la fresa meccanica non è che sta lavorando, eh. Un poeta suicida. Era solito scrivere poesie sulla perdita, sulla sofferenza e sulla morte, della speranza nel suo tempo libero. Il nostro centro di propaganda aveva intrapreso una campagna contro di lui, al fine di proteggere i cittadini da tale influenza negativa, e ora potrebbero incolpare noi del suicidio. Aumentiamo leggermente il malcontento Ranker. Ok, adesso non abbiamo abbastanza persone che cucinino, mi state dicendo. Quindi mi state dicendo che abbiamo bisogno di un'altra cucina. Oppure semplicemente aumentate il turno di lavoro, da bravi. Una visita inaspettata, rifugiati dalle lande ghiacciate. Capitano, un gruppo di superstiti esausti ha raggiunto la nostra città. Dalle loro spiegazioni confuse si vince che hanno viaggiato in lungo e in largo. Molti di loro sono morti lungo il cammino. Continuano a ripetere all'unisono che la nostra fine è vicina. Dicono che molti altri rifugiati li stanno seguendo. Li aiuteremo, ovviamente. Certo che li aiuteremo. Oddio, non so come. Però li aiuteremo. Se abbiamo una zona dove andarli. Cioè, dove mandarli, certo che li aiuteremo. Ok, abbiamo il nucleo di vapore. Questo significa finalmente che. Non so come cliccare. Ci serve la. Dov'è? Su tech? Sulla fabbrica, sì. Un nucleo di vapore, 30 di legna, 15 di acciaio. E dai. Non posso permettermelo. Riscaldiamo qualche posto di lavoro, ma come? Qua è gelido. Non possiamo farci niente. Posso metterci una caldaia. Possiamo fare così se volete. Però questo ci aumenterà di un bordello. Ah, mannaggia, non ce l'ho fatta. Peccato per la speranza, scesa di parecchio. Perché le persone affa sono affamate? Ce l'abbiamo il cibo. Ah, magari perché stavano lavorando. Sorry. Allora, legno. Oh, ne sta arrivando. Benissimo. Faccio subito sti aggiornamenti. Ce li spariamo subito gli aggiornamenti, non mi interessa. Miglioramento in corso. Nuova ricerca. Aumento della portata, vai. E nuova legge. Cos'è che possiamo fare? Persuasione coatta o giuramento di lealtà? Ok. Bonus di speranza permanente. Ok. La fuga dalla tempesta. Una folla ha raggiunto la città e molti di loro sono malati. Dicono che si stanno avvicinando un qualche tipo di anomalia meteorologica di dimensioni spropositate, che moriranno se non li aiuteremo. Non ci saremmo mai salvati. Per fortuna l'esploratore polare Nansen ci ha avvisati dell'imminente disastro, invitandoci ad evacuare. La supplichiamo di lasciarci entrare. Wow, sono tante persone. Wow, wow, wow. Sono tantissime persone. Sono davvero tantissime persone. E wow. E altre persone. Altre persone ancora. Va bene, credo che per un po' le persone non saranno un problema. Nessuna risorsa da raccogliere a portata. Beh, qua c'è l'autonomato, autonomo, autonomo. Quindi probabilmente facciamo così. È meglio. Ok, abbiamo parecchie persone, ve l'ho detto, che è buona come cosa. Abbiamo anche tanti specialisti. Quindi cerchiamo di aumentare subito l'efficienza dei centri medici. Ok, bene, fatto. Il cibo potrebbe diventare un problema. Spero di no. Ma sicuramente ci serve qualcosa per il carbone. Perché a quanto pare il carbone diventerà sempre e sempre più problematica come cosa. Quindi evitiamo i frantumacarbone, ma facciamo le miniere. Le miniere che forse devono essere però ancora ricercate, o sbaglio, risorse, estrazione di carbone, appunto. Quindi richiedono pure i nuclei di vapore. Pessima cosa. Allora, io metto subito su la fabbrica.
Quindi arriviamo giusto alle risorse per la fabbrica. Ok. E la metto qua. Mettiamo sulla fabbrica. E tutti gli altri problemi ce li gestiamo in un altro episodio. Per quanto riguarda il carbone, è tipo il prossimo obiettivo. Assolutamente. Poi cerchiamo di rimettere subito in carreggiata i mutilati, anche se so che le protesi costano in termini di acciaio. E vediamo un attimo come fare. Vediamo un attimo come fare. Io direi che però per adesso termino qua. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Invito a lasciare un mi piace e un commento dicendomi, come al solito, se beh, sicuramente ho sbagliato cose, quindi mi appello a coloro che sono più preparati di me. Ricordatevi, questa qua è la prima run. In caso dovesse fallire, ne ricominceremo un'altra con tutta l'esperienza di questa prima run che è andata male. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio ancora per la visione. Sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.